Ciao a tutti, sono Lady Lapis. Hello guys. Hola. E oggi faremo una reaction. Aspettate che metto una telecamera, se no non si vede. E scusate, sono i miei vicini, fanno sto casino tra l'altro. Vabbè. E questo video l'ho preso da un fan che seguo, da uno youtuber che seguo. E mi piace perché crea gli Sparta fantastici, raga, iscrivetevi al mio canale. Comunque voglio ringraziare un caro iscritto. Ciao. E, questo titolo si chiama Arceus Sparta e la prima volta che l'ho visto mi sono messa a ridere. Pure Jax si è messo a ridere, ti ricordi? Forse se lo guardi, se lo guardiamo insieme. È fantastico. Adesso ve lo tradurrò un pochettino, forse ci capirete qualcosa. Intanto metto la telecamera qua. Allora, Arceus ha detto in inglese "He cannot and will not break", che tradotto letteralmente sarebbe "non può e non potrà mai rompersi". Allora, poi ha detto "The jewel of life is my part, he cannot and will not break". Ancora tradotto letteralmente significa "il gioiello de della vita è una parte di me, non può e non potrà mai rompersi". Il film, come credo che l'avrete già visto, forse, Arceus and the Jewel of Life, credo che l'avrete visto tutti, forse. Io l'ho visto solo nel 2019, quindi nel 2009 non l'ho potuto vedere perché non conoscevo Arceus e non conoscevo manco i Pokémon. Guardavo solo la Disney da quando ero piccola. Allora, "you shall be brought to justice" significa "devi essere portato alla giustizia" in italiano. Però la frase è sbagliata, cioè la frase in italiano è sbagliata, però è meglio tradurre "per adesso sarà fatta giustizia". "You shall be brought to justice", lo dicono gli inglesi. RCP in inglese vuol dire "sei un folle", quindi Arceus in questo caso si riferisce ad Amos quando lo tradisce. Io non capisco perché gli dice che è un folle, anche se Amos voleva scusarsi prima di tradirlo, però vabbè. Poi dice la solita frase.
Ok, allora io vi ringrazio per questo video, cioè veramente non ho parole perché adesso dobbiamo raggiungere assolutamente i 100 iscritti. Se lo fate ne porto un altro di Sparta, però questo è il primo sicuramente. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Se avete Twitter mi chiamo Lady Lapis. E vale per Instagram, mi chiamo sempre Lady Lapis. Ciao ciao.